Bentrovate e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo quali sono i 5 modi per mantenere i buoni propositi e soprattutto come farli. Se sei curiosa, continua a guardare. Questo 2020 è stato per molti e in molti casi difficile e impegnativo per tutti. Ora, noi possiamo stare qui a piangerci addosso e pensare a quante cose negative, brutte ci siano capitate nel mondo, sia per quanto riguarda la salute, sia per quanto riguarda gli affetti, eccetera. Oppure possiamo vedere come noi abbiamo risposto a tutte queste cose negative che ci sono capitate in questo 2020 e quante cose abbiamo imparato, quante cose abbiamo cambiato, come abbiamo appunto noi reagito a eventi esterni che possono essere stati tremendamente negativi, perché ricordiamoci, noi siamo il 2% delle cose che ci accadono, ma il 98% delle cose che diciamo noi come reagiamo alle cose che ci accadono. Quindi è veramente molto importante soprattutto vedere appunto noi cosa abbiamo imparato, noi che cosa abbiamo assimilato da questo anno, e grazie a tutta questa lista di cose poi possiamo iniziare a stilare la lista delle cose che vogliamo raggiungere nel 2021. Ma partiamo dal primo passo, che è il brainstorming. Prendete carta e penna e scrivete proprio di getto tutte le cose che sono capitate in questo 2020, positive, belle, e che vorreste migliorare o continuare a mantenere nel 2021. Se proprio non riesci e pensi che in questo 2020 non sia proprio successo niente di positivo, pensa alle cose che vorresti che nel 2021 cambiassero. Nel 2021 vorresti imparare una lingua nuova, oppure vorresti fare qualche corso in particolare, dedicarti più a un hobby, a dedicarti più agli amici. Insomma, cerca di scrivere appunto in questo brainstorming, in questa parte, tutte le cose che vorresti migliorare, che vorresti mantenere nel 2021. Passo numero 2, scegli degli obiettivi raggiungibili. Non cercare di scrivere nel brainstorming "voglio la pace nel mondo" quando non siamo diciamo in grado di mantenerla o comunque di raggiungerla per tutti. Cerca di porti degli obiettivi ambiziosi, sì, ma che siano fattibili, perché sennò poi succede che non raggiungendoli abbiamo il diciamo l'opposto, cioè noi ci sentiamo non abbastanza, ci sentiamo appunto che non riusciamo a ottenere quello che vogliamo e quindi ci buttiamo giù. Ma questo magari perché ci poniamo degli obiettivi troppo alti che non riusciamo proprio a raggiungere. Quindi cerchiamo di porci degli obiettivi che sono fattibili e che tendono a migliorarci. Guarda appunto il brainstorming e guarda le cose che sono più importanti per te, perché non tutte le cose che avrai scritto nel brainstorming saranno importanti. Guarda proprio solamente le cose veramente importanti per te. 3. Crea dei sistemi. Gli obiettivi possono essere molto grandi. Facciamo un esempio: voglio perdere 10 kg in un anno. Ecco, se noi non riusciamo a organizzare questi 10 kg persi in un anno, non li perderemo mai. Quindi prendiamo "voglio perdere 10 kg in un anno" e li suddividiamo in quali azioni devo fare per perdere 10 kg in un anno, che possono essere: cammino da casa al lavoro, ma non mangio più fast food, bevo più acqua, bevo tisane, insomma ci sono tutte tante azioni che possono aiutarci appunto a perdere chili. Quindi noi prendiamo il grande obiettivo che abbiamo e lo suddividiamo in tante piccole azioni che possiamo fare. Quindi questo sistema ci aiuta poi a arrivare al nostro obiettivo facendo delle piccole azioni quotidiane che ci aiutano appunto a camminare verso il nostro obiettivo, e quindi rendono questo grande obiettivo dei piccoli obiettivi quotidiani, perché appunto noi sappiamo che facendo queste piccole azioni poi ci porteranno a raggiungere il nostro grande obiettivo che ci siamo poste. 4. Dobbiamo essere smart. Questo cosa vuol dire? Dobbiamo guardare la lista delle cose che abbiamo scritto e utilizzare la parola smart, cioè il nostro sistema deve essere specifico, quindi noi dobbiamo essere proprio specifici in tutte le azioni che dobbiamo fare, non dobbiamo lasciare nulla al caso. Poi dobbiamo essere misurabili, cioè il nostro obiettivo deve essere misurabile, noi dobbiamo quantizzarlo, non dobbiamo lasciarlo lì astratto, ma dobbiamo proprio quantizzare, cioè dobbiamo
fare la passeggiata per arrivare al lavoro, ok, sono 20 minuti, quantizziamo proprio quella passeggiata. Dobbiamo essere, deve essere accessibile, quindi noi ce la dobbiamo fare. Non è che ho un posto che cammino da casa al lavoro per 20 minuti e poi non è vero che vado al lavoro, non è vero che cammino 20 minuti. Deve essere accessibile, cioè deve essere possibile affrontarlo, cioè deve essere una cosa appunto che noi possiamo fare. Deve essere realistico e rilevante, cioè che deve essere una cosa raggiungibile, ma che apporti davvero qualcosa di positivo in te e alla tua vita, e quindi deve essere appunto una cosa raggiungibile, possibile, come abbiamo detto prima, ma che ti migliori, e deve essere tracciabile, e quindi noi dobbiamo tenere traccia di quello che facciamo e cercare appunto di scrivere tutto quello che facciamo, e soprattutto tenere traccia dell'obiettivo e di quello che dobbiamo fare per raggiungerlo. Solamente in questo modo noi possiamo valutare i nostri progressi, perché se noi non valutiamo i nostri progressi non riusciamo neanche a gratificarci e quindi darci quella botta sulla spalla dicendo brava Cristina che hai camminato 20 minuti oggi, brava che hai bevuto l'acqua. E quindi in questo modo, gratificandoci, è come se ci dessimo una spinta in più, è come se ci dessimo un motore in più per arrivare al nostro obiettivo. 5. Parla dei tuoi obiettivi ad altre persone. Questo ti aiuterà sia a ricevere conforto e supporto dalle persone intorno a te, che appunto se racconterai qual è il tuo grande obiettivo saranno sicuramente felici di supportarti, e servirà anche a te magari nei momenti che potrai vivere di sconforto nel percorso verso il tuo obiettivo, a darti appunto forza, a darti appunto quel motore, quella carica, quella benzina che magari in quel momento non hai. E in più, parlandone ad alta voce, è come se dessi vita al tuo sogno, è come se dessi vita al tuo obiettivo, che da astratto nei tuoi pensieri, mettendoli su carta e parlandone ad alta voce, lo rendi proprio visibile, lo rendi proprio vero, tangibile, e quindi in questo modo hai la possibilità di non deludere sia te stessa, sia appunto magari gli altri che, credendo in te, ti danno appunto la forza per raggiungere il tuo obiettivo. Fammi sapere quali saranno, se ti va, i tuoi obiettivi per questo 2021, mi farebbe davvero tanto piacere saperlo. Se vuoi puoi scrivermi sia qui sotto tramite commento o in privato su Instagram, mi trovi su cristina.varone. Spero che questo video ti sia stato utile, se è così lascia mi piace, iscriviti al canale se ancora non sei iscritta, mi farebbe davvero tanto piacere, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!